Eminenza, la Quaresima è un tempo di penitenza, sappiamo cosa vuol dire penitenza, ma spesso questa parola viene anche intesa in un senso un po' riduttivo. Che cosa dobbiamo capire? Ma guardi, in questo tempo, il tempo di Quaresima, è giustamente, eh, potremmo etichettarlo come il tempo di penitenza, è il tempo propizio per ritornare a Dio e per rivedere il rapporto con il nostro prossimo, cioè andare all'essenziale, al cuore del Vangelo. Tanto è vero che incomincia con il rito delle ceneri, che, che ha tra le formule di imposizione delle ceneri una è quella classica del ricordati uomo che sei polvere, in polvere ritornerai, e l'altra è quella convertiti e credi al Vangelo. Quindi ha un po' questa, questa valenza di suggerire la conversione, cioè il girarsi contro un precedente, un antico modo di essere, quello dell'uomo vecchio, e scegliere una vita nuova, rinnovata nel Vangelo. È un rinnovarsi annuale del, del, della Chiesa intera, perché ha la penitenza una dimensione personale e una dimensione comunitaria. La dimensione personale è facile comprenderla perché ognuno ovviamente ha delle responsabilità personali e davanti a Dio ha la sua coscienza e quindi deve rispondere a Dio eh, attraverso la propria coscienza. E poi c'è una dimensione eh, generale, comunitaria, tutto nella Chiesa in qualche modo ha sempre questa dimensione eh, comunitaria, c'è una responsabilità personale di ciascuno. E poi c'è questo insieme, questo tono di famiglia, che fonda poi la comunione dei Santi. Comunione dei Santi che è comunione delle persone sante in grazia, ma anche, e di tutti i cristiani, ma anche del, perché condividiamo le cose sante, i beni di famiglia ecco, insomma. Quindi la parola di Dio, l'Eucarestia, la vita di carità, eccetera. Allora penitenza. È il grande richiamo della Quaresima in questo senso. Poi la penitenza è, diciamo, con la P maiuscola, il sacramento della penitenza o riconciliazione, e poi quello che comunemente la gente chiama vado a confessarmi, mi confesso la confessione. No? E poi c'è la virtù di penitenza, che è il, il vivere abitualmente in una dimensione di cuore penitente, cioè di cuore sempre aperto a discutere di se stesso, cioè a porsi in discussione e nello stesso tempo ad essere sempre aperto verso gli altri. Allora, la, anche qui sono due aspetti la penitenza con la P maiuscola come sacramento e quella con, con la P minuscola come virtù personale che si inquadrano perfettamente nella Quaresima, anzi ne, la connotano in qualche modo. Siamo chiamati a fare penitenza e cioè per esempio a fare deserto, eh, a, a lasciare eh, un po' eh, smorzare le voci. Di questo mondo, le voci eh, reclamistiche, le voci eh, consumistiche, eccetera, e lasciare risuonare dentro di noi la parola di Dio, che è quella che ci dà la, dirett la direttiva di marcia. E questo è un po' il senso eh, di questo entrare nello spirito penitenziale, lasciare che siano le cose essenziali. A dominare la nostra Quarissima, a richiamare la nostra attenzione e anche questo senso della ascesi, che è una fatica per superare continuamente, con la grazia di Dio naturalmente, superare eh, i nostri limiti. E per esempio i nostri egoismi verso gli altri, l'essere troppo chiusi a riccio su noi stessi. E ecco, questa virtù di penitenza ci aiuta a tenere le nostre passioni un po' come il cane al guinzaglio. Le passioni che sono eh, dominate dalla ragione, la quale a sua volta è illuminata dalla fede. E questo è l'aspetto, diciamo, della, del cammino penitenziale che ciascuno fa personalmente, ma che fa con la forza di tutta una comunità insieme, perché sono un po' gli esercizi spirituali della Chiesa intera, la Quaresima. Poi la, la, il sacramento, dicevamo, della penitenza, è tipico il ritornare al Signore attraverso la confessione sacramentale. La confessione pasquale, per esempio, è la confessione per eccellenza. No? Eh, noi parliamo eh, an anzi, la Chiesa eh, dà l'obbligo della confessione annuale e la confessione pasquale, e quindi quello deve essere un po' la grande confessione al termine di tutto il cammino quaresimale. Ma lungo il cammino, ovviamente, la confessione frequente, il riabituarci alla confessione frequente, eh, questo è estremamente importante perché. Il cammino non lo facciamo da soli, ma lo facciamo con la grazia di Dio. E il termine è Dio, veniamo da Lui, camminiamo con Lui, dobbiamo tornare a Lui. Noi saremo incapaci di essere misericordiosi, caritatevoli, operosi nel senso giusto della parola, da soli. Troppe cose ci fiaccano. Ecco che la grazia di Dio e poi la, la confessione sacramentale è il momento in cui... Dio ci abbraccia e ci dà tutto il suo amore e quindi trasfonde in noi a nostra volta la capacità di dare amore agli altri. Ecco, si potrebbe dire un pochino questo forse. Lei ha parlato di dimensione comunitaria, pensa che in un momento come questo in cui il senso del sacrificio è un valore che si comprende a fatica sia importante incoraggiarsi a vicenda? Sì, è molto importante perché noi siamo continuamente stimolati da un tipo di cultura che tende a considerare eh, l'autoaffermazione la di sé come un grande valore. No? Ora noi dobbiamo intenderci, si potrebbe anche dire questo, se come autoaffermazione intendessimo il fatto di essere più noi stessi, più secondo il progetto di Dio, ecco, ma invece tutto ciò che è sacrificio in qualche modo, eh, senza pensare che poi il sacrificio può sbocciare in una grande gioia, anzi in genere è la premessa quando è fatto per amore, eh, perché se è fatto semplicemente perché lo si deve compiere a tutti i costi è un altro discorso, ma si, si dà un'anima la questione è diversa. Si tende a, a, a pensare che anche nell'educazione... A realizzarsi tra virgolette, sempre alla fine che cosa si intende per realizzarsi? Fare quello che si vuole, fare quello che immediatamente sembrerebbe gratificante, ma poi ci si accorge che non edifica. E quindi ecco che anzi, un impegno dovrebbe proprio essere anche questo, quello di riscoprire la, la bellezza anche del sacrificio quando è fatto per amore. D'altronde noi. Abbiamo come segno centrale il crocifisso, come segno centrale della nostra fede. E quello è il manifesto dell'amore di Dio. E quella è la scuola dell'amore. Ma la scuola dell'amore è la scuola della vita, della vita vera. Lì si scopre come quando qualche giovane fa esperienza forte di chiesa, esperienza forte di che cosa significhi amare Dio, amare il prossimo per amore di Dio. Allora rimane, no, non pensava di provare una gioia così grande, una freschezza così grande, no? sentire la gioia di questo rinnovamento, perché bisogna farne esperienza, se no se ne sente parlare, ma tutto sommato rimane qualcosa di lontano. Però bisogna che si incominci anche con l'educazione dei bambini. Vede la stessa pratica per esempio del venerdì. Del digiuno del venerdì, digiuno sotto varie forme perché ora il venerdì della quaresima è connotato in modo particolare. Ma altrimenti i vari venerdì nell'anno non è che sia stato abolito eh, il non mangiare carne al venerdì, si può fare un'altra cosa perché qualche volta eh, è, è più lusso mangiare eh, pesce che mangiare carne, ecco che so io. Però bisogna tenere presente che quello che è importante nella pedagogia della Chiesa è che io devo dare qualche cosa, devo fare qualche sacrificio per dominare me stesso, per educarmi e per comprendere che non ci sono solo io, ma c'è un noi. Ecco, e allora ecco che è importante fin da bambini far rispettare. L'impegno del venerdì sarà la lettura di una paginetta del Vangelo, sarà una preghiera detta con la mamma e col papà, sarà un'elemosina fatta a un povero, sarà il privarmi di una cosa per amore di, qual di qualcuno, sarà dedicare un pochino di tempo con una persona che magari mi pesa o fare una visita a un ammalato, eh, fare ecco, qualche cosa che segni nella giornata che, ecco. Io sono fatto per amare e quindi eh, educare così fin da piccoli è molto importante. E poi è chiaro che questo non si tratta di fioretti solo per i bambini della prima comunione, è chiaro che questo è un metodo educativo che ci deve sempre accompagnare, perché poi chi è fedele nel poco sa esserlo anche nel molto quando le circostanze della vita possono chiedergli dei sacrifici anche grossi. Nei giorni scorsi si è svolto il corso sul foro interno, che valore ha formare i sacerdoti su questo tema. Questo corso ha come fine quello di aiutare i sacerdoti ad essere sempre più validi confessori. E validi confessori beh, è, è, fa parte di tutta una formazione sacerdotale ovviamente che non si può restringere alla tecnica delle lezioni del foro interno, ovviamente, ma è tutta una maturazione, perché mentre si matura e si forma l'immagine del buon pastore, evidentemente viene fuori anche l'esigenza del Ministero delle Confessioni, che è uno dei ministeri più rilevanti. Se uno dovesse pensarci, non c'è nulla di più grande di confessare e celebrare. Perché evidentemente li diamo nostro Signore in modo diretto, diamo la misericordia di Dio e diamo la pienezza dell'incontro con Lui e quindi anche con tutta la comunità cristiana. Comunque, specificamente, tornando al nostro tema, ehm, ci, ci si propone con i corsi di mettere a fuoco eh, tutto i diritti e i doveri dei penitenti e tutti i doveri dei confessori. Allora, da una parte potremmo dire che c'è un aspetto anche tecnico della, di una certa disciplina penitenziale che tiene presente tutto ciò che accade nel foro interno. E poi eh, insieme a questa però si cerca di trasfondere il più possibile la passione per quella misericordia di Dio alla quale ci richiama tanto il Santo Padre e che è eh, diciamo il, il succo più profondo della Redenzione. La misericordia, quindi avere la percezione, avere la, la consapevolezza che io sto amministrando la misericordia di Dio, che diventa un canale traslucido di questo, una finestra dalla quale deve passare il sole dell'abbraccio di Dio, di questa misericordia. Quindi un po' anche il cercare di saper affrontare con serietà e, e con una serietà estremamente misericordiosa ed accogliente tutti i problemi delle persone che vengono e che sono cariche ovviamente eh, di tanta di tanto desiderio di Dio perché sennò no non verrebbero a confessarsi neanche, ma molto spesso non sono abituati alla confessione oppure portano dei problemi legati anche alla vita e alla ricerca di coerenza nel loro tempo e che han, dove hanno bisogno di essere illuminati, hanno bisogno di una guida bisogno, e quindi ecco si cerca di porsi al, al, massimo, al massimo grado al servizio di tutto questo. In questo tempo che è la Quaresima in cui siamo chiamati un po' anche a riprendere eh, eh, la vita cristiana nella sua profondità ehm, e anche nella, nel suo discernimento tra il bene e il male. Mh, le chiedo una riflessione appunto, eh, che cosa vuol dire oggi avere discernimento di fronte a questo mondo in cui vediamo in atto tanti, tante rivoluzioni? È molto importante affrontare questo tema, questa, questa realtà, affrontarla con grande equilibrio e cioè con una grande aderenza alla verità di Dio e con una grande capacità di comprendere le situazioni degli altri. Ecco, coniugare questi due elementi non è sempre molto facile, però è doveroso per il cristiano, non soltanto per il sacerdote, lo è gravemente per il vescovo e per il sacerdote perché ha un ruolo di guida di una comunità per cui con la predicazione, con la confessione e con la vita pastorale, la direzione della vita pastorale quotidiana, indubbiamente è messo sul fronte, è proprio sul crinale. Ma però credo che per ogni cristiano, se vuole essere sale, se vuole essere luce, bisogna stare attenti perché dobbiamo essere fedeli in modo totale a nostro Signore che è la via, la verità e la vita e non è semplicemente una via, una verità, una vita, ma è là. E lo ha detto lui, quindi questa non è un'enfasi messa eh, dopo, ma è sua, e quindi è parola di verità. Dobbiamo essere molto fedeli al dettato del Vangelo. Come diceva in qualche modo San Francesco, sine glossa, cioè senza interpretazioni di comodo. E il sine glossa è di comodo, perché alcune interpretazioni ovviamente vanno fatte, è logico. Se il Vangelo mi dice: Se la tua mano ti scandalizza, tagliala. È evidente che non si tratta di amputazione nel senso materiale della parola, evidentemente. Ma si ne glossa perché l'essenza è quella, l'insegnamento è quello. E poi non siamo noi i padroni, ma è la parola di Dio che giudica noi. Non siamo noi che dobbiamo giudicare la parola di Dio. Qualche volta ci troviamo in un contesto dove alcune scelte sono totalmente dissone dalla parola di Dio. E allora noi cerchiamo di mettere insieme i cocci, ma dobbiamo stare attenti a non metterli secondo un'ideologia nostra, ma metterli secondo la verità di Dio. Anche perché un brutto vizio è quello di mettere in opposizione la verità con la carità e la giustizia con la misericordia. E questo è rovinoso nell'educazione del popolo. È decisamente rovinoso e noi ne portiamo una responsabilità terribile. Terrificante. Noi dobbiamo metterci in testa che Dio è perfettamente giusto ed è perfettamente misericordioso. Che dove c'è la verità c'è anche la giustizia e la misericordia. E che la giustizia non è un antitodo alla misericordia, ma è l'anticamera semmai. Della Siamo noi che estremamente imperfetti pieni di, di, di piaghe personali ed egoismi personali, facciamo diventare giusto, il giusto lo facciamo diventare duro e il misericordioso lo facciamo diventare smidollato. Ma le due cose vanno armonizzate molto bene. Allora io credo che per armonizzarle ci voglia da una parte questo amore infinito all'amore, con la A maiuscola, all'amore increato che è Dio. E poi questo senso di... Di, di condivisione delle pene della gente che non sempre ha lo stesso tipo di educazione che abbiamo noi e può essere lontano non per colpa propria. Però non dobbiamo tradire la gente che viene a noi dandole due o tre cosette così come se non meritassero la verità anche loro. E dall'altra parte non dobbiamo tradire Dio perché noi sappiamo che Dio è il Salvatore e non siamo noi i Salvatori. Ecco, allora credo che si debba armonizzare questo e forse ecco l'uomo di preghiera, cioè chi vive immerso nella realtà di Dio, non sbaglierà nel prendere la posizione.